Sì, questo è un video importantissimo che chiedete in tanti e saluto tutti quanti i followers che vedo che siete già 3 o 4 e allora chiedete specialmente dai gruppo di Facebook Metal Detector, quello di circa 30.000 cercatori, sui migliori Metal Detector All Terrain, cioè per tutti i terreni, che vanno bene in tutti i terreni, sia subacquei fino a 2 metri, 3 metri, 5 metri, dove praticamente è il maggior numero di ricerche, di postazioni, di luoghi dove si va a cercare, e naturalmente anche per tutti i terreni, quelli terrestri, nei boschi, nei campi, in spiaggia, in tutte queste locazioni qui. Quali sono? Niente. E allora, stavolta partiamo dal alto, come da mie opinioni, ma opinioni di 30 anni di esperienza di metal detector, settore cerca metalli, e 45 anni di elettronica. Partiamo dall'alto e quelli subacquei, questo è il top dei top, il Tarsacci MDT 8000, guardate che bel strumentino, è subacqueo a 1,5 metri, tutta l'asta in carbonio professionale, l'handle in carbonio, il portabatterie in carbonio con l'interno lavorato a macchina a controllo numerico, la bobina da 12, c'ha tutti i tipi di ricerca, cioè multifrequenza da 6 fino a 18 kHz, e con la 6 guardate tutte le comparazioni nei video dall'America all'Europa, in tutti i posti, nell'Oceania. Io ho fatto la prova testa al muro, cemento armato, e l'ha passata tranquillamente. Questo costa 1.990 euro, prezzo speciale, Stefanone, subacqueo a 1,5 metri, abbiamo detto che ha le 4 frequenze e ha il tipo di ricerca Mixed Domain. Che vuol dire? Vuol dire che praticamente lavora Pulse Induction ad alta frequenza, ed ecco perché è eccezionale come sfondamento nel terreno, che tira da bestia, e poi si può lavorare, usare in dual mixed, sia in all metal più discriminazione, o solo discriminazione, o solo all metal. Questo è speciale, fatto apposta, essendo un pulse induction ad alta frequenza, proprio per i posti dove c'è l'oro, le pipite, pepitine, si usa in all metal e stabilizza bene dove c'è la magnetite, calestro, sabbie nere, spiagge nere. Se avete 4 o 5 metal detector che non trovano più niente nella vostra zona perché è di questo contesto, sabbie nere, spiagge nere, provate questo bellissimo Tarsacci perché lo merita, e da quello che l'hanno provato con ottime conferme dei clienti sembra che sia proprio quello giusto, e ve lo do anche a noleggio, contattatemi, e questo viene 1.990 e se li merita, perché guardate, sembra tecnologia militare, anzi più avanzata. Poi dopo cosa abbiamo? Dopo abbiamo il, questo è modernissimo, è arrivato l'altro giorno, è entrato da poco nel mercato, fa paura, a parer mio, ma neanche a parer mio, dalle caratteristiche tecniche, è quello più avanzato, c'ha tutti i tipi di comandi. E allora, questo è il Rutus Versa, vi dico subito il prezzo, che viene a 750 euro di listino, ma contattate Stefanone che cerchiamo di fare un piccolo sconticione. Che cos'ha? Display grafico, per ricapire meglio l'oggetto che è sottoterra, guardate i video che ho fatto, quando le astine sono verticali l'oggetto è buono, quando le astine fanno delle iperboli, dei svarioni destra e sinistra punteggiati o storti, è ferroso o varie leghe. E poi che cos'ha? Ha lo spettrometro, che serve per vedere tutto il campo magnetico, radiofrequenza che è nell'ambiente, e praticamente col selettore a freccette selezioni la frequenza dove c'è meno radiodisturbo
e sai già che è la più stabile. Poi cosa c'ha? Monofrequenza da 4 a 40, qua a 40 kHz, praticamente ottimo per tutti i tipi di ricerche, tutti i terreni, e multifrequenza simultanea, 4 o 5 multifrequenze simultanee che raggiano in questo spettro, range di spectrum di frequenze. E poi cosa c'ha? C'ha anche lui il tipo di ricerca mixed, cioè che puoi lavorare o discriminazione o all metal, oppure mixed, tutte e due insieme, all metal e discriminazione. E anche questo, sapete che mi piacciono i lavori fatti bene, i piani fatti bene, è dell'elettronica dell'est, da Polacchia, tipo i bulgari, tipo il Gauss ucraino, tipo Golden Mask, Detek, Pirate, Diptek, bulgari, questo è polacco, il Rutus, fanno metal detector che tirano da bestia e sono europei, assemblati, fabbricati in Europa, ottima qualità, anche questo è un'ottima qualità. E poi cos'ha di bello? Ricerca, come dicevo, in all metal, motion, oppure anche all metal, non motion, discriminante, con certe regolazioni che ho provato a fare e che funziona bene. Ho fatto i test, tira da bestia, e guardate anche com'è bello tutto telescopico, con le prime due astine in alluminio Ergal, leggerissimo e robustissimo, e l'ultima è in... sì, sembra essere in carbonio, ancora più leggera, è fatto molto bene. Se vi dico io che è fatto molto bene, è segno che è fatto molto bene, perché ho anche esperienza di oltre quasi 40 anni di esperienza lavorativa, assistenza, manutenzione meccanica, oltre che elettromeccanica ed elettronica, e io l'ho visto, è fatto molto bene. Prezzo 7,50 di listino, contattatemi che vi faccio un po' di sconto, sconto Stefanone. Ecco qua, poi cosa abbiamo? Abbiamo il, abbiamo il Legend. Allora, questo è il Simplex, però a calare abbiamo il Legend, che vi faccio un prezzo speciale anche sul Legend, che è con, perché ci sono due o tre prezzi, senza cuffia, con la cuffia, la doppia bobina. Contattatemi, sapete che vi faccio prezzo speciale e vi arrivano tutti quanti questi metal detector Altairan direttamente dalla distribuzione assistenza diretta Italia per la miglior manutenzione, e nel caso che avete bisogno sapete che avete a che fare praticamente con la distribuzione Italia. E perciò il Nocta Legend, che ci sono vari modelli, il nuovo modello è LG SP30 con la nuova bobina semi ellittica, è subacqueo a 3 metri, anche lui multifrequenza, un bel apparecchio, un bel strumento molto potente, anche lui si guardate tipo questo Simplex, hai capito, si riduce a lungo circa 55-60 cm, sta bene in tutti i zainetti, come anche il Rutus Versa. Invece il Tarsacci va smontato nei suoi 2 o 3 steli, perché ha gli steli un po' lunghi, non sono, sono semi-telescopici. Quello centrale non è completamente telescopico, perché questo si smonta e sta sempre nello zainetto, si riduce in... handle in carbonio, asta centrale in carbonio, asta finale in carbonio, e poi dopo, quando uno l'ha montato, sono telescopiche. Tornando al Nocta Legend, devono arrivare anche i nuovi modelli Score e Score 2, e anche questi ottimo prezzo, prezzo qualità potenza eccellenti. Contattatemi, che ho fatto i primi video nel canale Metal Detector 24 di YouTube di presentazione, oltretutto che trovate tanti video sia del Tarsacci, sia del Versa, sia del Nocta Legend, e anche dei nuovi Nocta Score, Score 2, e anche lì ci sarà un prezzo speciale per tutti quelli iscritti al canale. E poi proseguiamo con il Minelab Xterra Pro, che ha un ottimo prezzo e ha già un ottimo tiraggio con varie frequenze, stabile bene in battigia, stabile bene nei terreni,
e anche qui contattatemi, cosa viene intorno ai 300? Comunque contattatemi che vi faccio un prezzo speciale. E dopo abbiamo, fra quelli più richiesti, la Nocta Simplex, la nuova serie New Generation, che la Nocta ha diviso il Simplex di prima in tre centrali, in tre detector, praticamente il Simplex Lite, che è questo, e io lo apprezzo, e diciamo che è anche quello che vedo che mi chiedete di più, perché ha una bobina un po' più piccola ed ellittica che lavora meglio, più leggero, più stabile, più bilanciato, specialmente più stabile in mare, in battigia, e molto più sensibile, perché avendo la bobina un po' più piccola è più sensibile agli oggettini piccoli tipo catenine e orecchini e sfogliatine sottiline d'oro, ma anche quello che ci può essere. E questo è anche leggero, maneggevole, ha tutte le funzioni necessarie, quelle più indispensabili, è anche un po' più facile da impostare, e viene €190, un prezzo eccezionale, che mi contattate e io ve lo spedisco. E poi ci sono gli altri due Simplex, il Simplex BT, che ha il wireless transmitter al quale si può collegare in futuro la cuffia opzionale, e il Simplex Ultra, che ha praticamente tutte e tre le aste in carbonio, diciamo che è ancora un po' più leggero e costa naturalmente un po' di più. Mi contattate, vediamo qual è il modello più adatto per voi. Diciamo che questi Nocta Simplex, da questo con questa bobinetta qui agli altri due con la bobinetta più grande, alla fine ho fatto i test che li potete vedere, la potenza fra l'uno e gli altri è quasi irrisoria di differenza, cioè gli altri, avendo la bobina più grande, sono più potenti quei 2-3 cm in più in aria, poi sottoterra non so se siano 2, se siano 1,5, ma come prezzo, potenza, qualità, tutto, la qualità è ottima, questo qui è un gioiellino, €190 è un gioiellino. Poi cosa abbiamo? Abbiamo il Garrett AT Pro, il Garrett AT Pro, che è il primo metal detector entrato nel mercato come all terrain, destinato per tutti i terreni, cioè sia subacqueo per andare sott'acqua a 3 metri e sia da terra per utilizzo in tutti i terreni, spiaggia, come dicevo, boschi, campi, dappertutto. E questo quando uscì circa 12 anni fa, mi ricordo che fece un gran fulgore nel mercato perché era il primo e tantissimi lo ordinavano, anche adesso se ne chiedete tanti. Cos'ha di interessante? Che ha ancora, diciamo, la tecnologia di 10-12 anni fa, che è stabile, bene, affidabile, tutto quanto, e le batterie, a differenza di tutti gli altri che sono ricaricabili col suo caricatore e che naturalmente risparmi non dovendo cambiare le pile ma solo ricaricandole, ma invece se c'è qualcuno che vuole essere autonomo nel tempo e arrangiarsi lui con le sue batterie, che si possono nel Garrett AT Pro, si possono sostituire, le togli, le cambi con del nickel metal idrato, oppure con delle alcaline, oppure con le nickel metal idrato ricaricabili, e dopo uno si fa quello che vuole. Importante ogni tanto ingrassare l'OR, così oltre che fa già una buona tenuta per lui, ingrassato tiene ancora di più. Perciò al sito metaldetector24.com trovate tutti i video, tutti i dati, le foto di questi bellissimi metal detector all terrain per tutti i terreni. Contattatemi per il prezzo speciale, che sicuramente fate una festa da baccanale. Ciao a tutti.